70 km di eventi tra musica e sapori, teatro e natura, spettacoli ed esperienze per famiglie. È il Treviso Stiglia Fest, il festival diffuso che si tiene ogni anno lungo la celebre ciclabile che collega tre province, Treviso, Padova e Vicenza, e che torna dal 3 al 5 maggio prossimi. Un festival lungo appunto 70 km che ognuno può vivere a modo suo, a piedi o in bici, muovendosi da un evento all'altro in base al tema o in base alla zona, lungo il tracciato della vecchia ferrovia che regala a ciclisti e camminatori un corridoio verde di 70 km che non ha eguali tra natura e paesaggio. Un vero e proprio festival diffuso, perché questi 80 eventi sono destinati a vari target, quindi alle famiglie, ai giovani, quindi eventi diversi, musica, visite nelle fattorie, educational, cultura, perché anche visita nelle ville venete, oltre a musica, biciclettate, quindi veramente una grandissima offerta di eventi, tre giorni di festa completa. Treviso Stiglia Fest è pensato anche come occasione di scoperta, visitando luoghi preziosi e lasciandosi accompagnare da colori, suoni e profumi di una terra che in pochi chilometri offre oasi naturalistiche, luoghi storici, ma anche musei, fattorie, città d'arte e ville venete. Il programma è ricchissimo e costruito con una logica originale, ossia dando spazio agli operatori del territorio. Sono quindi le realtà locali che ogni giorno animano la Treviso o Stiglia ad essere protagoniste del festival, proponendo per queste giornate delle visite speciali o degli eventi unici, partendo proprio dalle peculiarità loro e di questa ciclabile. E chi abita qui li conosce questi posti, conosce questa opportunità? Certo, perché abbiamo anche molto coinvolto i produttori del nostro territorio, le aziende, le attività commerciali. Abbiamo fatto l'anno scorso il primo catalogo di prodotti completamente del nostro territorio, intendo dalla produzione della materia prima alla lavorazione fino al prodotto finito. Quindi abbiamo messo in campo una quantità di iniziative proprio per arrivare all'obiettivo di intercettare sia il turista di passaggio, anche quello straniero, ma anche di portare fuori dalle abitazioni i cittadini dei nostri comuni.